io ho una trattoria a Firenze, e per fare la cura la... No, 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 è ovvio, ma io infatti ho solo vini toscani e champagne, dal punto di vista sono d'accordo, ma questa struttura, un resort bellissimo, cioè, ci hanno chiamato perché volevamo fare la trattoria. E poi, oltre alla trattoria, volevamo fare una cosa un po' più nuova. Quindi abbiamo trovato questo chef, che per l'appunto era stato a Noma, era stato 2 mesi a Noma, pensa a guardare le formiche, ma era lì e ha imparato a fare questi piatti un po' particolari. Ma bravo, eh! E infatti ha fatto questi piatti con un po' di erbolina, un po' di marmellatina, così. E effettivamente, quando poi siamo andati a proporre al ristorante la nostra cucina di Burde, questa qui, tutti si sono innamorati di questa cucina qua. E infatti ha avuto grande successo. Quindi, ma lì c'è, chiaramente questo è un resort in Toscana, dove la clientela non sono... quindi anche gli stranieri, in realtà, in Italia vogliono un po' quello e un po' l'altro. Poi magari vengono a farsi la full immersion nella tradizione. Però poi questi piatti in realtà funzionano. Probabilmente noi sui piatti nostri tradizionali, in parte... In questo momento sarà il riscaldamento climatico, sarà il cambio di paradigma dall'Europa all'est, all'oriente del mondo. Siamo in questo momento un po' fuori posto. Secondo me bisogna tenere un po' duro e continuare insieme e non andare dietro a queste mode che possono essere passeggere, perché poi lo vedi quando vengono in realtà da te, vogliono che tu faccia l'italiano, non che tu faccia l'italiano nordico o chissà cos'altro. Quindi, in questo momento direi che però nei fatti tutti i nuovi format che nascono da Milano a Roma, che sono un po' diciamo, i posti che fanno tendenza, o sono appunto orientaleggianti, eccetera, oppure effettivamente sono molto tradizionali, ma quasi trash. Cioè io lo dico, a Firenze abbiamo un antico vinaio, il locale più recensito al mondo su TripAdvisor, fa queste schiacciate belle unte con una quantità mostruosa di salumi. Di diciamo qualità più o meno così, però la gente è contenta perché è bello unto, bello ricco. Quindi ci sono effettivamente due, cioè da una parte, dove? No, ma da questo qua ci vanno, eh. No, no, ma questo è successo, eh. No, ma in realtà le generazioni di ora a McDonald's ci vanno meno, probabilmente rispetto a noi ci vanno meno, per fortuna. Però la ristorazione o è quella cosa lì un po' trash popolare, oppure se è di qualità, non guardiamo, non riusciamo a vedere, non riusciamo a vedere la bellezza che c'è in certe nostre preparazioni tradizionali. Quindi il sagrantino potrebbe avere anche questo, secondo me, ecco, vale la pena tenerlo, che anche così il... Nonostante tutte le difficoltà di assaggio, di approccio, è comunque un vino unico. Certo, da questo punto di vista, la scommessa che fa Tamarrini è grossissima, di alto livello, ma del resto poche bottiglie prezzate molto alte negli estimatori. Poi questo era assaggiato nel 2016, vi sarete resi conto che è perfettamente quasi inutile assaggiarlo oggi, anche perché è un vino destinato a invecchiare benissimo, però è anche vero che bisogna trovare un po' il giusto mezzo, perché molti ristoranti, compreso il mio, li servono nel 2016, ah, perché ti è rimasto lì? Sembra quasi un avanzo di magazzino e vorrebbero avere 2021. Scusa Andrea, se a te vengono questi e dicono c'è il 2016 via, No, vabbè, tu chiaramente magari hanno sbagliato il indirizzo, in effetti non ne vengono tanti, però diciamo che tendenzialmente... No, effettivamente sta migliorando, come quelli che volevano la sboccatura dello spumante, dello champagne il giorno prima. Oggi stanno dicendo no, meglio un anno, però insomma, È secondo me migliorata un po' la è gente, migliorata, però ecco, noi siamo sempre, noi diciamo appassionati, siamo sempre un po' troppo avanti rispetto al... Ecco, dobbiamo resistere, vedere. Il sagrantino deve resistere a maggior ragione, controcorrente, ha avuto la grande fortuna in quel momento veramente di avere... Parlando della famiglia, insomma, è anche quello che si è trovato, non lo so, il momento in cui il padre doveva decidere a chi lasciare qualcosa di bella, la macchina bella, ecco, no, vedi, te che sei gatto, ti lascio le chiavi della Spider, la prendi te. Ecco, e lui ha avuto, e questo momento è già stato negli anni 90, gli anni 2000, no? Vi ricordate, vabbè, poi le parliamo capra, il matrimonio di Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones, il momento in cui tutto il vino cercava vini profondi, intensi, ricchi e fruttati, lui era lì ed era già così probabilmente da qualche anno. Oggi ovviamente quella fotografia lì è un po' invecchiata e quindi c'è bisogno di dargli smalto, ma sono le aziende proprio come Giampaolo che scommette forte sul Sagrantino, che dà coraggio un po' a tutto il comparto e dovrebbe portare verso lidi più interessanti. Joshua, vediamo un po' come l'hai il... Prego.
avevi parlato del fascino del Sagrantino, e quindi c'è invece che bello impossibile, bello impalatabile. L'ho sentito anch'io del Palatabile. Palatabile, diavolo lì, il Dracula, tante cose in quella cosa. Esatto, ok. Impalatabile è tanta roba. Impalabile. Impalabile. Poi dopo si vede una diagramma. E questo è l'arrivo del Sagrantino. Fratelli, accettate questo omaggio dall'Oriente. Ah no, basta, sono tutti cinesi. I frati francescani. No, ma viene dalla Georgia, ormai è troppo tardi, se ne stanno andando. E poi qui l'ultima cosa stavi dicendo, apro un locale, come lo chiami? Il McVinaio. Eh beh, potrebbe essere, a parte il signor McDonald's, non lo direbbe, però, tra l'altro non credo esista nessun McDonald's dove c'è il vino, ci hanno provato, ma era una gente un po', sono due mondi un po' diversi, diciamo, da poter, possiamo servire, sì, il, ora, però ci torni sopra, appunto per... però è intrigante, cioè cerchi di leggere, cerchi un po' una mappa, sconvolge un po' anche i modi in cui siamo abituati ad approcciare un vino, però sicuramente la bocca non è solo banalmente tannica, cioè il tannino è veramente, dopo un po' che uno separa quella componente, anche con gli assaggi successivi, probabilmente è un vino che in realtà si presta male non tanto ad essere bevuto, ma ad essere bevuto in serie come facciamo noi appassionati, no? Che facciamo le sbicchierate, le bevute e finiamo che ne beviamo più di uno. Più di uno ovviamente ha un problema, ma da solo in realtà ha una grandissima piacevolezza anche in versioni così estreme. Parli del Sagrantino? Sì. Ovviamente sì. Il problema è che ti sembra più ostico anche per quello, perlomeno chi lo fa di professione è veramente stancante trovarsi a assaggiare, è stancante anche 100 Chianti d'Asia o 100 Brunello o 100 Amarone, ma 100 Sagrantino per forza di cose è incompatibile con la pratica degustativa tradizionale. Ma il Grechetto allora che membro era della famiglia? Il Grechetto è... Io la voglio tutta la famiglia. Allora, il Grechetto, abbiamo detto, è il fratello, è il figlio, quello... così, senza fama, senza lode, che c'è sempre, che non viene mai, che fa sempre le cose giuste, ma non c'ha nessun guizzo, così, e poi alla fine magari nessuno li vuole male, però non è il beniamino di nessuno, no? Quindi, vabbè, quello è del fan prodige, questo abbiamo detto che, vabbè, giusto, questo è quello che si sposa presto, sta bene, eccetera. Il Sagrantino, che potrebbe essere il... o lo straniero di famiglia oppure che è un po' l'equivalente a Tebbiano Spoletino da un certo punto di vista, il genietto oppure non lo so, un po' più anarchico, un po' fuori dalle righe, quello che va alle manifestazioni, quelle manifestazioni, non so, quello che c'ha l'eschimo, quello va l'eschimo. di però alla fine insomma anche tu. Però con intensità c'è proprio una scala, cioè si va dal trasparente, dal dorato, sì, ma più o meno sarebbe da tutte le sfumature dell'oro, del giallo, la scala del... Sì, l'ultimo è appunto l'ultimo, ma in teoria è il primo, al di là del fatto che appunto Caprai è un nome probabilmente quello che ha messo il Sagrantino sulla mappa, Montefalco in generale, insomma una famiglia che ha fatto tanto per la denominazione, ma proprio come tipologia, ecco, il passito di Sagrantino è la tipologia probabilmente ancestrale, quella con cui è nato il Sagrantino, quella che secondo me è sempre importante assaggiare per capire il Sagrantino stesso, così come è importante quando assaggi l'Amarone sentire il Resciolto, no? Sentire qual è. E dal punto di vista, ecco, anche dal punto di vista tipologia, il passito dolce, rosso, è una di quelle tipologie che nessun produttore dovrebbe mai fare, perché già i vini dolci si vendono male, però i bianchi piacciono un po' a tutti, i passiti rossi la gente non,
non riesci un po' a incasellarli, perché arrivi a fine pasto già sei stanco, hai mangiato un sacco, c'è il dolce, e poi ti danno, vabbè, dai un po' di cioccolata e poi un po' di passito. Sei... Aspetta Andrea, il passito problematico per noi appassionati, il pubblico vuole il passito, fidati. Il pubblico sì, però magari vuole pasta pastelleria, magari vuole la un po' di dolcezza. Passito che è passito. Passito, sì, quello in effetti. Noi poi, invece facciamo fatica, noi alla fine. Beh, diciamo che più che altro magari ci siamo concentrati più prima e il passito magari c'è comodo. Però anche in termini di vendita, cioè in questo mondo fa fatica anche, ora mi spiace parlare di un vino del territorio, ma Chateau di Chemma, no? Il Sauternes è più caro, più ricco, più sontuoso, più raro, ricercato, più buono anche del mondo, fa fatica a vendersi. Ecco, se si fa, insomma, sarebbe come se ecco, facesse fatica a vendere i Sassicaia o Biondi Santi o con Monfortino. Ecco, insomma, ti faresti le domande. Quindi se il più importante vino è dolce al mondo non fa pari, allora dici, ah, chi me lo fa fare di fare i vini dolci? Di sicuro il vino dolce è una categoria di vino che a pasto si colloca male, fuori pasto la gente si orienta a bere qualcos'altro e quindi alla fine dice, ok, ma se non bevo a pasto, non bevo fuori pasto, che cosa lo faccio a fare? Ecco, quindi infatti come in Toscana il santo, no? Che con i cartuccini ma è brutto, alle 5 pomeriggio nessuno beve più. Noi per esempio spesso lo serviamo con i crostini con l'antipasto, perché un modo così lo bevi all'inizio, ci sta bene, il crostino leggermente. Però il Vinsanto Toscano non è dolcissimo, è un vino, non è un vino passito, è un vino. I passiti effettivamente sono difficili a mangiare, anche proprio come sommelier, no? In tutti gli stellati del mondo, poi andate, ci sono 28 piatti, 12 vini abbinati, e ci sono 2-3 rosa, c'è un orange, ci sono i rossi, tutti possibili, un sacco di bollicine, ma di vini dolci spesso ce n'è solo uno, è raro che venga messo nella successione. Quando viene messo anche lì, viene messo in fondo, è una botte particolare di sherry, che non è, insomma, ma raramente è un passito di questo tipo. E in realtà assaggiando questo, secondo me si capisce benissimo il Sagrantino, così come tanti grandi passiti rossi o vini dolci al mondo, che hanno un equilibrio speciale, perché quello che ci mancava sulla versione secca è questa dolce, cioè l'equilibrio, e anzi rispetto ai passiti bianchi qui c'è proprio l'equilibrio perfetto dato dal tannino, e nei passiti dolci bianchi ci vengono a noia perché c'è solo la componente dolce, morbida, alcolica, e non c'è la componente di tannino. Qui invece il tannino c'è, e quindi in realtà sono vini, più che pensare in abbinamento, secondo me vanno pensati anche per conto suo. Fatto sta che sono anche buoni con i formaggi, con certi dolci, da soli però nascono per essere, in effetti in bocca sentite che c'è la dolcezza, il richiamo alle note balsamiche, note un po' terrose, c'è la nota che ricorda la canfora, la cannella, la vaniglia, e qui sono ovviamente questo vino fa legno, ma è una vaniglia da dolcezza di frutto più che da, sembra quasi appunto una crostata a mirtilli con lo zucchero vanigliato sopra come profumo, come sensazione. Ricorda lo zenzero, ricorda per certi versi, ovviamente il profilo olfattivo richiama quello del vino precedente, però lo zucchero, la nota dolce, esalta ancora di più la componente aromatica e fa venire fuori ancora di più, magari leggermente meno balsamico, ma la frutta è quasi più definita, è come insomma le bollicine più dosate, il lato fruttato viene molto, molto più definito, molto più scolpito. In bocca poi vi trovate che non c'è quell'aggressione che ci sentiva prima, il tannino, la concentrazione tannica è simile, però in questo caso è schermata dallo zucchero e dall'alcol, ovviamente l'alcol c'era anche là, a livello di concentrazione alcolica questo è ovviamente inferiore, perché una parte del, qui siamo a 15,5, qui siamo a 13,5, quindi in realtà questo qui ha l'alcolicità di un vino rosso classico, in bocca la percepisco meno sempre per l'effetto del tannino. Alla fine questo vino, anche servito non fresco, l'effetto in bocca è quello di una piacevolezza completa. Io sono
quei vini che quando sono assaggio se li innamorano subito, li vogliono subito, poi dopo a casa la bottiglia rimane chissà quanto, però metterlo a tavola bevuto da sé secondo me fa, certo, fa da caffè, da mazza caffè e da dolce tutto insieme, quindi è come prendere un effettivamente il passito aggressivo sull'atteggiamento classico del Montefalco, del passito di Sagrantino, anzi Montefalco Sagrantino passito in realtà la denominazione ideale, effettivamente è proprio il lato in realtà che deve piacerti di questo vino. Che ne dici, Giorgio, ti piace, l'avevi assaggiato? È la nonna? La nonna è dolce, però è anche ferma. Ferma, perché sa la situazione, accogliente, esperta. No, infatti il simbolo è perché la dolcezza, che comunque sono quasi 4 grammi litro di zucchero, diciamo, non, di alcol non svolto, quindi sono, penso che saranno 120-130 grammi di zucchero, quindi insomma è una equivalente di qualche marmellata non troppo dolce, però in bocca, ecco, raccontando il territorio, il passito è... Infatti a me spiace molto che in realtà non lo fanno, quasi nessuna cantina lo fa, e anche chi lo faceva ha smesso, oppure lo sta ripensando. Io insomma da sommelier, da comunicatore ci ho pensato tanto, che futuro possono avere i vini passiti, sinceramente non ho molte risposte, però io quando li trovo li bevo, magari a casa... Quanti ne hai nella tua casa? No, ce n'ho tanti, però va a finire che... Ma quando vai in giro li compri sempre, perché dicevo, vai tanto... Comprato li compri. Beh, di sicuro invecchiano benissimo, non si sposta di lì, non hai problemi, però appunto... Allora, a chi lo apri? Che dicevo, a una che tra virgolette uno che beh, diceva, sì, ah, questo dolce, tu lo apri, cioè beh, bevo, è così contento, se ti porto nulla, l'avevi messo, con questo vai tranquillo. Anche beh, nuovamente anche chi non apprezza il vino in generale, sui passiti insomma si trova d'accordo. Lo stesso qui, insomma, a Montefalco, anche se ci porti quello e non gli piace il vino, l'hai costretto a fare il tour di cantine, guarda, bevi questo, finalmente uno buono, bevi tutto passito e non rompo le scale, stai in un angolo tranquillo, beato. È bello, no? Sì, sì, è sicuramente la è appunto la ricorda per certi versi anche l'origine è completamente diversa, ma anche il porto, no? Che conosciamo pochissimo in Italia, però in tutto il mondo è il vino dolce rosso più, e anche lì di nuovo c'è la dolcezza, c'è l'alcol, ma quello che fa la magia è il tannino dell'uva che lo tiene su, e anzi anche lì si può pensare a un invecchiamento interessante, così come il porto vintage lo lasci lì, lo compri quando ti nasce il figliolo, lo bevi dopo 20 anni, lo fanno in Inghilterra, cioè in Inghilterra tutta l'industria del porto è nata su comprare il vino quando nasceva il figliolo. Quando hanno smesso invece di comprare 24 bottiglie per volta, ne comprano 2 o 3 gli inglesi, tutta l'industria del porto è andata in crisi. E giustamente il resto del mondo, non avendo questa tradizione, non è che hai bisogno di avere un porto vintage in casa. Magari, ecco, passito Sagrantino, fossi di qui, fossi un umbro, ma anche al di fuori di quello, sicuramente è un vino che ritorna poi a quella sua origine, no? L'origine del Sagrantino, la sacralità, il momento... non solo Pasqua, non solo Natale. Capodanno, Natale, Ferragosto, il panettone. No, Marco per esempio tutti gli anni in Forte Marmo c'è a tavola sulla spiaggia, lui è lì, spesso c'è il panettone, lui ogni tanto lo fa assaggiare. E la gente in realtà, sembra un paradosso, ma anche questi vini possono essere una botta di freschezza, una botta di vita nonostante il caldo, eccetera. Poi è ovvio, andando verso il riscaldamento climatico, le stagioni come oggi, insomma, questo caldo a fine settembre, questi vini, ecco,
Perderli sarebbe un peccato enorme, perché secondo me è una l'Italia poi, insomma, se la guardi nel suo insieme, probabilmente è il paese dove non solo la maggior parte dei vitigni autoctoni, ma anche proprio i dolci sono praticamente tuttora rimasti. Nelle altre zone del mondo i vini dolci, ma anche tutti i paesi poi che fanno vino da poco, sì, si sono inventati qualche passito eccetera, ma a parte l'ice wine, che è diventato costume su in Canada eccetera, è difficile sia trovata una tipologia che viene portata avanti. Secondo me come Vinsanto in Toscana, come Vinsanto, come Barlochinato, come... Ma è diverso Barlochinato? No, ma è diverso come, cioè, diciamo, come tradizione, la tradizione va portata avanti, però anche Barlochinato è che lo vendano... Barlochinato ha un passito più Barlochinato, ma anche quello fanno fatica a prendere, cioè anche quello prima di trovare l'occasione in cui lo vedi, l'occasione in cui... Però si sta meglio. Beh, sono meno dolci, meno aggressivi, sono più... Beh, anche lì sono inventato la cosa del cioccolato, no? Per alcuni anni sembrava il cioccolato fosse... Quando c'era il boom del cioccolato, sembrava l'unico vino fosse Barlochinato. In realtà ci stava meglio questo. Barlochinato forse troppo erbaceo, troppo... Però, ecco, cappellato può bevi anche al ciclo del pomeriggio. Sì, no, questa volta si no. Quindi ecco, adesso avete un po' il quadro completo, no? Devo dire che questa tannicità, questa verticalità, queste emozioni forti compaiono in quasi tutti i vini di questa zona dell'Umbria. È un carattere molto bello che mi piace aver evidenziato in questa degustazione, perché sono vini di cui richiedono un pochino più di riflessione, un pochino più di attenzione rispetto a tanti altri, tanti vini che magari vanno per la maggiore sul mercato, ma che ripagano ampiamente. Anche oggi siamo riusciti a dedicargli un'ora e mezzo insieme a parlarne, secondo me tanti... purtroppo non c'è tempo di farlo, però sono vini che raccontano tanto, raccontano il carattere del suo territorio, c'è Todi, c'è Spoleto, c'è Bevagno, c'è Montefalco, un po' come succede alla Toscana, anche l'Umbria ha i suoi campanili, i suoi territori, insomma una zona molto sfaccettata. Secondo me un territorio che riesce a esprimere tutte queste sfumature è un territorio affascinante, un territorio ricco, complesso, sfaccettato, che però reclama ha bisogno del suo tempo per essere apprezzato. Ecco, da un lato l'Umbria si è persa un po' la grande moda di certi vini negli ultimi 20 anni, e come dicevo prima è stato un bene, perché sono sopravvissuti dei vini che probabilmente la lentezza dell'Umbria adattarsi a certi trend ha permesso a certi vini di sopravvivere, e oggi probabilmente hanno più attenzione da parte del pubblico di quanto l'avevano qualche anno fa. E quindi adesso viene un po' il bello, cioè adesso che c'è questa rinnovata attenzione alla particolarità, bisogna raccontarla bene questa territorialità. Quindi non si può usare anche per il Sagrantino servono nuove parole. Bisognerebbe fare una dimostrazione di Sagrantino, oggi non ce l'abbiamo fatta, senza usare la parola Tannino. Quello sarebbe un grande passo avanti, cioè riuscire a trovare altre connotazioni che non siano quella, che tanto la sappiamo, e provare a tenerli, cioè provare più che tenere questi vini a passo dei tempi, bisogna rallentare i tempi e tenerli a passo di questi vini. Questo è qualcosa che del resto la vocazione dell'Umbria turistica è una vocazione molto forte. Il turismo in Umbria non ha numeri altissimi, ma ha una qualità altissima, cioè chi viene in Umbria, l'Umbria seleziona molto, il fatto che non ci sia il mare, il fatto che non sia collegata bene col resto d'Italia, è uno svantaggio ma anche un vantaggio, cioè chi arriva qua comunque è disposto a accettare alcune rigidità, alcune scontrosità che altrove non vorrebbe, o che pure le stesse persone che ti fanno questi vini o ti servono certi piatti, quando c'è tanto turismo, tanto passaggio, finiscono per snaturarli. L'Umbria non l'ha fatto, chi viene qua giù si adatta all'Umbria e non viceversa, e questo nel campo del vino è fondamentale. È un po', sì, c'è quella anche la alla fine arriva giù e il tempo scorre un po' diverso, da queste... Quindi sono vini... Sì.
alza la voce che non ti sento, sono porziano. Aspetta, vuoi il microfono? Tagli il microfono adesso. No, adesso ve lo passate tanto. No, alza la voce tranquillamente. Cioè, tra mi siete lontano, io ho bevuto già parecchio di là, quindi mi rimane solo una piccola parte. Ma non è polemica la mia, soltanto una lettura la luce, sai, diciamo, che le due persone dobbiamo mica portare. Ma il rosso di Montefalco che sta prendendo il piede, ma sta prendendo il rosso di Pinco Paolo un po' tutta Italia. A sto punto io come mi identifico nel mondo? Mi identifico con il... Cioè abbiamo avuto i Tabarrini e i Zia, li abbiamo un po'. Dopodiché tutti gli altri sono identici a tutta Italia. Tutti i rossi sono uguali per tutti. Io ho bevuto tanti rossi di Montalcino oggi. Beh, qualcuno più sull'IGT, rossi molto parlo. È chiaro. Sì. Non voglio aggiungere altro. Io lo sento molto, io la nota Sagrantino io la sento molto, sì, come filo rosso. No, sì, no. Io continuo. Non so perché, ma la ragazza non vuole. Io la sento, io il filo rosso del Sagrantino lo sento. Ho lanciato questa sfida anche per parlare. Certo, cioè, io come mi identifico in rosso di. Lo sento, in quel rosso. Io lo sento. Io ho sentito parecchio. Sai che cos'è? Quello che dice lui, dice questo rosso di Montefalco, dice di Sagrantino ce n'è ben poco, perché poi è Sangiovese, Merlot. Ma commercialmente è comprensibile, no? Ok, non sto parlando di quello. Io lo sento, ma è una via di mezzo, perché una buona via di mezzo fra... Ho assaggiato alcuni rossi di Montefalco e il 5% sei addio. Ecco. Allora, noi siamo fuori. È una discussione, no, perché... parliamone un attimo, però ci sono tutti. No, neanche per capire. Per magari, anche no, la versione, non so. Io ho sentito... Senza polemica. Senza... Posso dare la mia... Sì, volentieri. Cioè, io devo bere Umbria. Conosco abbastanza bene. Io